Ciao da Erika, sono insegnante di Pilates e fondatrice di ericapilates.com e questo è Donne Consapevoli, il podcast delle donne dedicato alle donne per migliorare la nostra consapevolezza e la percezione che abbiamo del mondo e di noi stesse. In questa seconda puntata parleremo con Alessandra, fondatrice di creativamenteorganizzata.com, nonché mamma e moglie. Con Alessandra esploreremo il mondo dell'organizzazione, della produttività, della percezione e del rapporto con il denaro e scopriremo alcuni piccoli trucchetti per imparare fin da subito a essere più produttive e organizzate senza stress. Non resta che iniziare questa chiacchierata insieme. Fammi sapere cosa ne pensi, sono curiosissima. Ciao Alessandra, benvenuta a Donne Consapevoli, sono felicissima di averti come ospite. Ciao Erika, anch'io sono felicissima di essere qui con te, ti ringrazio per l'invito, grazie mille. Allora, iniziamo subito a parlare un po' della tua attività. Tu sei mamma, sei moglie, giusto? E sei un'imprenditrice digitale. Ti sei lanciata nel web con creativamenteorganizzata.com, dove parli appunto di produttività, di organizzazione della propria vita. Però chi eri prima di lanciare questo tuo progetto e che cos'è che ti ha portata a concentrarti su questo ambito? Ma allora, io devo dire che fin da piccola sono sempre stata comunque una persona molto autonoma, organizzata e anche creativa. E questo perché in realtà i miei genitori lavoravano moltissimo e lavorando molto, molto presto io ho dovuto imparare a organizzarmi e a gestirmi da sola, diciamo un po' per esigenze familiari, ecco. Però comunque era una cosa già abbastanza innata, ecco, in me per farti un esempio di quanto già fossi inquadrata, considera che ho conosciuto quello che è il mio attuale marito quando avevo solo 13 anni. Wow! E dopo un anno, sì, dopo un anno da fidanzatini, e quindi a soli 14 anni, abbiamo deciso che ci saremmo sposati nel luglio del 2002, e cioè 7 anni dopo. Avevo quindi già le idee molto chiare, gli obiettivi ben precisi sul mio futuro. E infatti, a 18 anni, mentre ancora studiavo e intanto facevo qualche lavoretto nel tempo libero per guadagnare qualche soldino, avevo già creato un bellissimo file Excel con le entrate, le uscite, le proiezioni dei costi per quello che sarebbe stato il mio matrimonio dei sogni, e quindi sapevo che già, insomma, bisognava fare le cose per bene, organizzarsi per bene, e mi serviva proprio capire quanti soldi avrei avuto bisogno per realizzare il mio sogno e studiare proprio un piano che mi permettesse di guadagnarli, perché i miei genitori in realtà non avrebbero potuto aiutarmi molto in questo progetto. E quindi già da giovane facevo davvero sul serio. E per farla breve, con questo aneddoto, ti dico che con qualche sacrificio e qualche rinuncia, nel famoso luglio del 2002 ci siamo sposati per davvero. Ma esattamente come avevamo deciso, sì, qua da soli 14 anni, con il matrimonio da favola, organizzato tutto da me nei minimi dettagli, stile wedding planner, nonostante comunque fossi molto giovane. E quindi diciamo che ho manifestato ben presto una buona attitudine per l'organizzazione e per la pianificazione. Direi ottima. C'è da dire che, sì. Poi in realtà, lavorativamente parlando, essendo una persona comunque dai mille interessi, ho fatto dapprima la contabile come dipendente per una multinazionale e poi, accorgendomi di avere una mentalità altamente imprenditoriale, a soli 24 anni ho cambiato completamente tutto nel proprio settore, aprendo una mia agenzia di viaggi tutta da sola. E non mi bastava, ovviamente. Nel frattempo, essendo comunque una persona molto creativa, anche da lì il nome del mio progetto, nonostante avessi comunque un lavoro molto impegnativo che mi teneva fuori di casa 12 ore al giorno, perché comunque la mia agenzia era molto distante da casa mia, cercavo comunque di far saltare fuori il tempo anche per il mio hobby, che era la creazione di prodotti artigianali fatti a mano, che era una cosa che mi dava parecchia soddisfazione, quindi ci tenevo comunque ad averla nella mia vita, nonostante i mille impegni. Quindi riuscivi a bilanciare l'aspetto economico con l'aspetto più creativo. Assolutamente, perché ci deve essere sempre un giusto equilibrio, ed è fondamentale questo. E fino a quando poi, giustamente per aggiungere, un giorno poi sono diventata mamma. E già di per questo, cioè questo di per sé sarebbe comunque un grosso stravolgimento nella vita di tutti in realtà. E nel mio caso
È stato doppio, perché io sono diventata mamma di gemelle. Wow. Quindi ti lascio immaginare. Sì. E quindi a quel punto mi sono ritrovata con un lavoro molto impegnativo da imprenditrice, un hobby che ormai aveva preso talmente tanto piede da ricevere comunque anche numerose richieste, la casa da gestire come tutti e due figlie contemporaneamente. E quindi in quel caso avere una buona organizzazione è diventata per me proprio una questione di sopravvivenza, cioè non potevo Beh, prescindere dall'essere una persona organizzata. esatto, il livello di difficoltà penso che capiti in base a quanto sei pronta anche tu ad affrontarlo. È vero, però ecco, ci si può sfidare sempre a migliorare e infatti io ho detto, adesso cosa faccio? Devo sopravvivere. E così ho iniziato in realtà a testare tutte le varie strategie per riuscire a incastrare tutto. Ho letto libri, ho seguito corsi e ho fatto in realtà proprio la gavetta sul campo, imparando poi tutto quello che so proprio in concreto facendolo. E questo ha fatto sì che ai tempi tutte le mie amiche o comunque le mamme che incontravo a scuola delle mie figlie mi chiedessero costantemente: ma come fai? Come fai a riuscire a fare sempre tutto? Perché tra l'altro poi facevo la rappresentante di classe di tutte e due le classi delle mie figlie e lo Ovviamente. faccio tuttora. Perché esatto, aggiungi, ma tanto tu sei organizzata, riesci a farci stare tutto. E quindi dispensavo praticamente consigli a destra anche a tutti, perché la maggior parte delle persone appunto mi chiedeva quale fosse il segreto, insomma. Guarda, ad E avere la quindi possibilità ti vorrei anche io qua accanto a me in questo momento perché ti sei presentata benissimo. oh, ti ringrazio, ti ringrazio. E in realtà proprio così è nato, perché appunto dalle domande mi sono resa conto appunto che queste cose potevano essere utili anche ad altre persone e così è nato il mio canale YouTube. È partito da lì, il mio canale YouTube Creativamente Organizzata, in cui ho iniziato a mettere tanti video con consigli utili così. E poi ho creato anche dei corsi, perché poi sono nate delle esigenze da parte delle persone che volevano essere seguite magari in maniera un po' più strutturata e quindi eccomi qua, così è nato il Fantastico, tutto, insomma. fantastico. E quindi in questo tuo anche studio delle persone e dei problemi delle persone che ti ponevano, quali sono quelli che hai notato più comuni e quelli che spingono maggiormente le persone, quindi alla ricerca di una migliore organizzazione nella propria vita? Ma allora, il problema fondamentale è che al giorno d'oggi viviamo delle vite molto frenetiche, tutti, abbiamo sempre moltissime cose da fare e a differenza del passato, tante donne oggi lavorano. Io mi rivolgo principalmente alle donne perché, insomma, loro si rivedono in me e, insomma, lo trovo un target che è molto affine a me. E come dicevo, adesso molte donne lavorano e si trovano comunque a dover cercare di gestire in contemporanea la casa, la famiglia, i figli che anch'essi hanno un milione di impegni dopo la scuola, quindi portali a danza, a basket, a catechismo, a calcio, eccetera, eccetera, quando si può, ecco, perché in questo periodo non è proprio così, però diciamo che in generale normalmente ci sono tante, tante le cose da incastrare. E quindi si sente proprio la necessità di trovare delle strategie che ci permettano di restare a galla, perché ci si sente proprio sprofondare. E infatti, la maggior parte delle la sensazione proprio più comune che riscontro tra le persone che si rivolgono a me, comunque in generale, è proprio la sopraffazione. E ci ho fatto proprio un video su questa cosa, perché è proprio il sentirsi schiacciati proprio da tutte le cose da fare e il non sapere come uscirne, poiché nonostante tutte le corse giornaliere, ci si ritrova sempre poi a fine giornata esausti, ma senza aver portato a termine magari tutto quello che si aveva da fare. E quindi il giorno dopo si riparte già in affanno, vivendo costantemente sotto stress, una vita molto molto stressante. Ed è in realtà di solito proprio nei momenti in cui si raggiunge il limite, nella maggior parte dei casi avviene proprio così, che le persone si trovano a dover fare una scelta tra continuare a subire tutte le conseguenze negative di una vita in costante affanno, oppure tra cercare una soluzione per cambiare le cose. E così in realtà si avvicinano al mondo dell'organizzazione nella speranza di trovare una bacchetta magica che possa poi in realtà spazzare via in un colpo tutti i loro problemi. Che poi, parlandoci molto francamente, una bacchetta magica non te la dà nessuno. Ed è proprio la sinergia, tra diversi fattori come l'organizzazione, la concentrazione, l'autodisciplina, le giuste strategie, tutte queste cose messe insieme che poi alla fine ti danno il risultato e fanno la differenza, ecco, Certo. fondamentalmente.
praticamente insegni ad essere più produttivi e meno alla rincorsa di tutte le cose, della to-do list, giusto? Riusciresti a spiegarci realmente cos'è la produttività, a differenza invece della to-do list da fare, e secondo te quali sono dei metodi efficaci per iniziare fin da subito a essere più produttivi? Sì, allora diciamo che al di fuori di quello che è un concetto di produttività aziendale, per me essere produttivi significa riuscire a fare il maggior numero di cose possibile, fatte bene possibilmente, nel minor tempo e con il minor sforzo possibile. E quindi però attenzione, perché essere molto impegnati non equivale matematicamente ad essere produttivi, perché uno può restare impegnato magari anche un giorno intero senza sosta, senza fermarsi mai, stancandosi tantissimo, senza però concludere granché. E questo non possiamo certo definirlo comunque produttività, comunque aver avuto una giornata produttiva. E di contro però, ecco, una cosa molto importante, non significa che dobbiamo comportarci come delle macchine votate solo a produrre senza sosta. Anzi, in realtà, essendo proprio noi esseri umani, come dicevo prima, è proprio il giusto equilibrio tra i momenti di attività molto intensa e i momenti di pausa che portano poi ad aumentare la nostra produttività in linea generale. Infatti, fondamentalmente, proprio l'alternanza tra attività e riposo è quella che ci permette di andare avanti, perché se non lo facessimo ben presto tutte le nostre energie sarebbero bruciate e non riusciremmo più a concludere granché. Ma perché, diciamo, essere produttivi? Un po' come dicevi tu, no? Diciamo che le cose che dobbiamo fare sono sempre tante, in proporzione il tempo è a disposizione molto poco, e quindi cercare di migliorare la propria produttività è sicuramente un'ottima scelta, un'ottima soluzione per, diciamo, risolvere una parte di quello che sono i nostri problemi. Non tutti, però una buona parte si riesce a risolvere in questo modo. E dunque come fare? Sicuramente il punto di partenza, secondo per me, è organizzare al meglio le cose, tutte le cose da fare, selezionandole per priorità e pianificando quando farle. Quindi, ok, la to-do list. Io in genere consiglio una to-do list generica in cui uno si appunta tutto quello che deve fare e poi in realtà organizzare pian piano e giornalmente quelle che sono attività sulla base delle loro priorità, delle loro urgenze, e pianificando, decidendo quando farle. E questa è la base, perché per essere produttivi noi dobbiamo sempre sapere cosa dobbiamo fare, entro quando e quanto tempo abbiamo anche a disposizione per farlo. Non dobbiamo perderci nel tempo di devo fare quello, però aspetta, forse è meglio che faccio prima quello, poi quell'altro. Dobbiamo sempre avere le idee chiare e così riusciamo ad andare belli spediti. E poi in realtà un suggerimento che io do sempre è quello di creare dei blocchi di tempo di lavoro intenso senza interruzioni. La tecnica del pomodoro. Assolutamente, tecnica del pomodoro, che poi io adatto, perché diciamo che fondamentalmente i 25 minuti che vengono suggeriti nella tecnica di pomodoro con 5 minuti poi di pausa, a volte secondo me dipende dall'attività che uno deve fare, secondo me i blocchi potrebbero durare dai 45 ai 60 minuti, perché il tempo che raggiungiamo il pieno della concentrazione, poi dopo 25 minuti magari ci fermiamo e l'abbiamo, diciamo, interrotto. Però ecco, il concetto è proprio quello della tecnica del pomodoro, e in quel tempo noi dobbiamo essere concentrati al massimo per rendere al meglio, e poi è necessario sicuramente successivamente fare una pausa, perché è proprio la pausa che ti rigenera e ti permette poi di ricominciare ricaricato, tornando ad essere produttivo, perché poi tante volte l'errore che uno fa è faccio, non mi fermo perché devo fare, e poi in realtà mano a mano la produttività diminuisce e quindi si è fatto tanto ma non si è concluso, e quindi è proprio il segreto è quello. E infine io uso un trucchetto che trovo davvero utilissimo ed estremamente funzionale, ed è l'uso del timer. Non tanto per proprio il discorso dei blocchi, ma proprio per fare un po' come un gioco, una sfida con se stessi, no? Nel tentare di fare ciò che ci siamo prefissi prima dello scadere del tempo. E questo in realtà ci permette di restare focalizzati, di restare motivati, di muoverci più velocemente se si tratta magari di faccende domestiche o cose di questo tipo, e di non perderci in distrazioni, perché sappiamo che finché non suona il timer noi siamo un po' in lotta con lui, no? E quindi dobbiamo andare avanti, poi potremo
concederci la distrazione, il telefono e quello che sia, dopo che sarà suonato. E anche ci aiuta a non procrastinare, il timer ci aiuta perché dobbiamo farlo, facciamo partire il timer e partiamoci da quella spinta. E quindi io dico sempre provatelo, perché è davvero pazzesco quello che si riesce a fare con un timer puntato tipo pistola alla tempia. No, a parte gli scherzi, è davvero utile, io lo trovo veramente utile per molte cose. Mettere questo timer ti dà quella spinta in più, quella motivazione. Ottimo, ottimo suggerimento. Io adesso ho una curiosità che vorrei sapere, anzi due. La prima, le tue figlie hanno preso da te questo aspetto? No, allora io sostengo sempre che non è necessario nascere organizzati. Io ho iniziato premettendo che comunque l'organizzazione era qualcosa che era nelle mie corde, diciamo, però l'organizzazione è qualcosa che si può imparare assolutamente. E sui bambini è molto importante dare l'esempio. Quindi loro non sono, diciamo, nate organizzate, ma io, cioè, più che altro, ecco, loro hanno difficoltà nella gestione del tempo, nel senso che fanno fatica a orientarsi nello spazio e nel tempo. Bisogna dargli un po' i tempi per farli capire come va gestito. Però, buon esempio, assolutamente, quindi loro vedono me e riescono comunque per emulazione a capire bene come fare, come organizzarsi e poi comunque, insomma, cercare in tutti i modi di spiegare, di aiutarle a essere un po' più autonome, così sicuramente aiuta. Ecco, però tante volte sorrido perché dico io insegno a gestire il tempo, a organizzarsi, a gestire il tempo e le mie figlie su questo sono un po', cioè non gliel'ho passata geneticamente, ecco, questo sicuramente. Però vedo che rispetto all'inizio, piano piano, piano piano, si riesce sicuramente anche ad insegnare anche ai bambini a essere Quindi organizzati, insomma, a gestirsi. sicuramente Assolutamente. pensando a loro magari tra 5, 6, 7 anni i frutti si faranno vedere. Assolutamente. È proprio questo il momento in cui bisogna lavorare, a insegnare a essere organizzati, a essere autonomi, a gestire le proprie cose, i propri spazi. È il momento giusto, proprio questo. Benissimo. E la seconda Assolutamente. domanda è quando tu pianifichi prima il mese o pianifichi solo di giorno in giorno, di settimana in settimana? Allora, personalmente faccio addirittura una pianificazione di massima annuale, piano piano poi dopo la scompongo, però suggerisco alle persone che normalmente non sono abituate a fare questa cosa di partire sempre da una pianificazione settimanale, e cioè, come dicevo prima, creare una to-do list di massima dove ogni volta che mi viene in mente qualcosa che devo fare, io la segno, perché quella è la cosa fondamentale, in un unico posto, perché tante volte abbiamo una cosa segnata qui, una cosa segnata lì e ci perdiamo. Avere anche un foglio, perché poi lì dipende dalle persone se preferiscono il cartaceo, il digitale, questo non è importante. È importante avere un unico posto dove uno si segna tutto quello che ha da fare, perché così già scarica la mente e si libera di tantissimo stress mentale. Dopodiché, però, una volta che uno ha questa lista, è molto bene organizzarla e io lo faccio in maniera settimanale, cioè vado a prendere di solito alla domenica, mi piace fare la domenica pomeriggio, la domenica sera, la mia lista generale e da lì estrapolo tutte quelle che sono le attività che hanno una scadenza, ovviamente, quindi ovviamente i criteri sono diversi e qui si può stare a parlare ore, però vado a estrapolare tutte quelle che sono le attività che andrò a fare durante quella settimana e le vado a pianificare nei 7 giorni della settimana. Gli imprevisti sono all'ordine del giorno, quindi secondo me per avere i frutti di una buona pianificazione senza stressarsi, perché tante volte le persone invece mi dicono: ah, io invece mi stresso a pianificare. Ecco, l'importante è fare una pianificazione il più possibile flessibile. E quindi, punto primo, non riempire tutti gli spazi. No, assolutamente, questo è fondamentale, non saturare tutto il tempo a disposizione, perché può starci che arriva una telefonata imprevista, una cosa, e poi dopo si slitta tutto e si va in ansia. Quindi sicuramente fare una pianificazione realista sulla base del tempo effettivo che si ha, sulla base delle energie che si hanno, quello è il primo punto fondamentale. E poi lasciarsi anche degli spazi cuscinetto. Io ad esempio il venerdì cerco di non mettere niente perché è il giorno che recupero se qualcosa che avevo pianificato durante la settimana non sono riuscita a farla, la metto al venerdì. Cerco sempre quindi comunque di lasciare un margine di movimento e di non essere troppo rigida. Questo è, secondo me, il segreto per avere i benefici della pianificazione senza stressarsi, perché cioè, se no, veramente. Io è vero che prima, per esempio, dicevo usate il timer, ma il timer deve essere un gioco, non deve essere una cosa che
ci mette ansia. Abbiamo già troppe cose per cui essere ansiosi, non creiamocene da soli. Ecco, esattamente. E lo trovo un consiglio anche saggio, questo della flessibilità, perché io personalmente non sono una persona organizzata. Lo sto imparando adesso che ho un lavoro che gestisco da sola e per il quale ho degli obiettivi da portare a termine, ma è stato difficilissimo all'inizio perché non riuscivo a capire in maniera logica quanto tempo ci voleva per una cosa, per arrivare a un certo punto, quanto tempo ci volesse ogni giorno, ogni mese e così via. Serve esperienza e non mollare. Esatto, pratica anche, soprattutto nello stimare correttamente i tempi, perché quando uno pianifica sulla base di un'idea che si fa per fare, non so, questa attività mi occorrerà un'ora. All'inizio, come dicevi tu, è proprio difficile riuscire a fare una stima corretta, perché uno dice, ok, ho stimato un'ora, poi ce ne ho messe due, tutta la mia pianificazione è andata a farsi benedire. E quindi, ecco, per quello già essere flessibile, avere la flessibilità e non saturare tutto permette di tamponare anche piccoli errori di valutazione. Però, appunto, allenarsi, io suggerisco sempre ai miei studenti, i primi tempi tenete vicino un foglio dove indicate, non so, per questa attività ho stimato un'ora, poi alla fine vado a scrivere quanto effettivamente ci ho messo. E così piano piano, soprattutto per le attività che si ripetono, ovviamente per quelle che fai una volta sola non è che puoi allenarti, però per le attività che si ripetono, piano piano migliori sempre di più questa stima e quindi riesci a essere un po' più precisa nella pianificazione. Quindi anche proprio l'allenarsi a stimare correttamente il tempo delle attività è utilissimo. Ottimo. Io ho visto che sul tuo sito parli anche di minimalismo e in che cosa è correlato all'organizzazione? Allora, fondamentalmente il minimalismo è uno stile di vita che non tutti devono necessariamente sposare e soprattutto è molto personale, perché io sono convinta che non esista una quantità definita per tutti di numero di oggetti da possedere, nomi di siti da possedere. Io il minimalismo lo intendo come possedere meno e possedere solo quello che ci fa stare bene, non mai visto in maniera estrema, cioè dormire sull'amaca nella capanna. No, infatti in realtà non è proprio quello, ma aiuta tantissimo nell'organizzazione, se vogliamo andare a estrapolare quello che sono i benefici del minimalismo dal punto di vista organizzativo e della gestione del tempo, perché avere meno cose sicuramente ci aiuta. Uno, a tenerle più facilmente in ordine, perché se hai meno cose le riesci a organizzare più facilmente e quindi riesci anche a gestirle meglio. Due, ci aiuta proprio a risparmiare tempo, perché ogni oggetto che noi abbiamo ci ruba del tempo, ci ruba dello spazio e quindi sicuramente ci mette più in difficoltà. Quindi se non ci serve, se è inutile, se non lo usiamo, perché farci rubare lo spazio in casa? E poi ovviamente ambienti molto molto pieni, ambienti molto caotici, vanno a interferire su quella che è magari la concentrazione della creatività, avendo quindi ripercussione poi sulla produttività, cioè è tutto collegato, è un po' un cane che si morde la coda. Quindi tante tante cose, tanto tempo per gestirle, perché prova a immaginare una casa piena 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 di oggetti, quanto tempo ci metti per pulirla, per tenerla in Certo. ordine. E quindi ovviamente sposare uno stile di vita minimalista, ovviamente adattato a se stessi, perché io lo adoro, però per esempio ho un cassetto pieno di magliette e uno dice, se non sei veramente minimalista se hai 50 magliette, ma non esiste, secondo me, cioè io tengo quello che mi fa stare bene, che mi fa piacere. Poi dico, parto sempre, suggerisco sempre alle persone che vogliono iniziare ad organizzarsi, magari proprio parlando in ambito fisico, magari domestico, di partire sempre da fare il decluttering, perché fare decluttering e togliere tutto quello che non usiamo, che è rotto, che è vecchio e che otteniamo per senso di colpa perché magari ce l'ha regalato qualcuno e non vogliamo offenderlo, lasciarlo andare, è qualcosa che va a impattare tantissimo sul nostro benessere fisico e sul nostro tempo. Quindi siamo pieni, pieni, pieni di cose da fare, però poi dobbiamo passare 2 ore ogni volta per spolverare perché abbiamo un sacco di roba sopra le superfici. E Esatto. io dico, ma ti serve tutta quella roba? Quelle 2 ore non le potevamo spendere in un altro modo? Certo. Magari avendo le superfici libere e quindi impiegandoci 5 minuti a spolverare. E quindi ecco, una riflessione, trovo che il minimalismo possa aiutare anche molto,
l'organizzazione e la gestione del tempo. Detto questo, poi bisogna vedere, cioè non tutti devono per forza diventare minimalisti, però less is more vale anche per l'organizzazione, quindi Tra ridurre l'altro, il più esatto. possibile. Tra l'altro, questo argomento si collega anche alla gestione del denaro, perché riuscendo a capire come gestire il tuo denaro, acquistando le cose solo che ti interessano, si riesce anche ad avere un rapporto migliore e essere più soddisfatti di quello che si possiede, giusto? Assolutamente, assolutamente. Infatti, minimalismo, diciamo che uno non diventa minimalista per risparmiare, però è un beneficio conseguente. E stessa cosa l'organizzazione. Essere persone organizzate permette comunque di risparmiare denaro. O meglio, tante volte io dico proprio che è la disorganizzazione che genera costi, costi che si potrebbero evitare. E quindi ovviamente il contrario dell'essere disorganizzati è cercare di organizzarsi per evitare tanti costi che invece sarebbero comunque tranquillamente evitabili se uno fosse un pochino più organizzato. Non so, parlando proprio di discorso di, ad esempio, l'armadio, no? Uno dice, apre l'armadio, magari è pieno, e dice, non so cosa mettermi. E questo è proprio dovuto al fatto che hai tantissime cose, tutte caos, tutte disorganizzate, e questo caos non ti fa vedere, non sai a volte neanche quello più che hai, e quindi cosa fai? Compri, quindi spendi Esatto. e vai ad aggiungere cose a cose, e questo ovviamente ti genererà ancora più confusione e non avrai mai niente da metterti. E questo sicuramente è un aspetto di un armadio, per esempio, disorganizzato, o di un armadio troppo pieno. Quindi sia eliminare quello che non serve, sia riorganizzare per vedere sempre bene tutto quello che hai. Ma poi in realtà la disorganizzazione ha tantissimi altri costi, anche diversi da quelli che sono magari gli ambiti domestici. Non lo so, per esempio, magari faccio degli esempi pratici un po' per capire quanti costi si potrebbero risparmiare. Mai capitato magari di prendere una multa perché eravamo in ritardo e abbiamo magari un po' schiacciato troppo sull'acceleratore, oppure abbiamo lasciato la macchina parcheggiata in un modo non proprio corretto. Questo perché siamo usciti in ritardo, perché non ci eravamo organizzati, non avevamo preparato per tempo le cose, quindi l'imprevisto ci ha sballato tutti i nostri programmi e quindi abbiamo dovuto pagare magari un costo, che è la multa, proprio perché non ci siamo organizzati. E a Certo. volte questo costo genera un altro costo, perché quante volte magari proprio la stessa multa, diciamo va bene, ok, ormai l'ho presa, però se la paghi subito in genere si ha una riduzione, si può pagare un pochino meno, insomma, perché se non sbaglio entro 5 giorni se la paghi hai una riduzione. Poi sei disorganizzata, la lasci lì, la perdi, non la trovi, ti dimentichi e passano i giorni per avere la riduzione e la paghi 3 volte tanto, quindi costo su costo. Oppure stessa cosa vale per le scadenze, tante volte magari essendo disorganizzati ci dimentichiamo qualche scadenza che poi genera interessi o comunque problemi, conseguenze negative perché appunto non eravamo organizzati. Oppure non so, anche proprio tornando all'ambito domestico, quante volte abbiamo dovuto ripiegare magari sul cibo d'asporto o cibo già pronto perché non abbiamo organizzato quello che dovevamo mangiare, non abbiamo organizzato i pasti, oppure non abbiamo in frigo quello che ci serve per fare determinate cose e ripieghiamo quindi su cose più costose e poco sane, quindi costi su costi. Oppure quante Esatto. volte abbiamo perso delle occasioni, magari, perché per via della nostra disorganizzazione, magari occasioni anche molto importanti e ce le siamo perse per la disorganizzazione. Ecco, fondamentalmente di esempi se ne potrebbero fare veramente infiniti, potremmo parlare per ore. E questo a dimostrazione che il denaro e l'organizzazione sono assolutamente strettamente collegati per me, quindi è importantissimo anche da quel punto di vista. Se uno vuole avere più controllo e una miglior gestione del proprio denaro, sicuramente iniziare ad essere un pochino più organizzato gli permette di risparmiarsi di parecchi grattacapi, insomma. Benissimo, quindi siamo addirittura d'arrivo con la nostra intervista. Per concludere, io farei un piccolo riassunto degli step iniziali, oltre che ovviamente seguire i tuoi corsi che aiutano le persone in questo aspetto. Riassumiamo i 3 step principali per partire con un'organizzazione. Allora, sicuramente prendere nota di sempre di tutto, quindi non tenere tutto a mente, scrivere, questo è fondamentale. Pianificare
pianificare, perché sicuramente la pianificazione ci aiuta a essere più produttivi, e lavorare proprio sulla produttività, quindi cercando di essere concentrati, avere dei blocchi di tempo, fare delle pause, rigenerarsi per ritornare a essere di nuovo concentrati e produttivi. Questo sicuramente ci permette di ottimizzare al meglio le nostre giornate e quindi fare più cose, riuscendo quindi a vivere un pochino meno stressati, ecco. Io ti ringrazio Alessandra, sei stata molto piacevole da ascoltare, si vede l'amore che hai Grazie per questo ambito e anche molto chiara, quindi si vede che le cose le hai interiorizzate decisamente bene. Io ti Ho dovuto ringrazio. impararle per forza. Io ti ringrazio di cuore e ovviamente lascerò i tuoi contatti sotto per chiunque voglia ovviamente iniziare a seguirti su YouTube e sui tuoi canali e ovviamente anche il tuo blog. E spero che ci sarà anche in futuro un'opportunità per approfondire uno di questi argomenti. Quindi Molto grazie ancora. volentieri, molto molto volentieri. Grazie a te, Erika, grazie mille. Grazie per aver guardato o ascoltato questa intervista fino alla fine. Spero vivamente che ti sia stata d'aiuto e ovviamente non vedo l'ora di sapere che cosa ne pensi. Come sempre, ti invito a iscriverti al canale se mi stai guardando o a scaricare questo podcast se lo stai ascoltando. E se ti va, seguimi anche su Instagram, mi trovi come Buelli Erika, scritto con la K. Alla prossima!